E allora, eccoci qua per il primo video dell'anno, dopo aver scampato la fine del mondo, il Natale, il Santo Stefano, abbiamo anche scampato il Capodanno. Sono ancora qui con la mia nuova capigliatura, tutto nuovo, visto che è anno nuovo, vita nuova, nuovi capelli, barba tagliata, abbiamo dato il là a questa nuova vita. Resta da capire appunto che cosa ci aspetterà in questo anno nuovo. Per ora è partito benino, diciamocela tutta, è quasi passata una giornata e per ora niente cazzi, niente mazzi, diciamola tutta. Però ecco appunto, aspettiamo di vedere cosa succederà anche negli altri 364 giorni, visto che purtroppo ce ne sono ancora 364, quindi è ancora lunga la storia. Per ora è così. E un cazzo, io appunto volevo fare gli auguri di buon anno, di buon 2013, come ho fatto anche per Natale. Non ho avuto tempo, ecco, di farli prima, volevo farli prima. E niente, io quest'anno ho già detto tutto, il contrario di tutto, anche su Facebook, dappertutto. Io, ripeto, ringrazio il Padre Eterno che è finito questo 2012. Che veramente non ne potevo più, veramente non ne potevo più, non se ne poteva più di questo cazzo di anno. E adesso vediamo appunto che cosa succederà l'anno prossimo, quest'anno, adesso, perché siamo già nell'anno prossimo, dove già il 2013. Vediamo un po' che cosa succede, vediamo un po' che cosa succede. Io mi auguro veramente che le cose cambino. Io, come già detto anche a tante per altre persone, io per quest'anno veramente non mi faccio più obiettivi, non faccio più niente. Io voglio prendere appunto l'anno come verrà, sperando di non prendere nel culo, però come quest'anno, appunto, vediamo di prenderla in un'altra maniera. E poi niente, ecco, vediamo appunto che cosa ci riserverà quest'anno. Ecco, io da parte mia, ecco, penso solo questa cosa qui. Per il momento non penso a nient'altro, ecco. Quest'anno poche pretese, pochi obiettivi, poche aspettative. Appunto, vediamo cosa succede, ecco, e prendiamola come va. Perché, appunto, l'anno scorso mi sono fatto tante seghe sull'anno scorso, tante cose, tanti obiettivi. Poi alla fine si prende sempre quel posto lì, no? Farsi delle aspettative, delle cose. Quindi quest'anno vediamo di cambiare un po' obiettivi, un po' modo di pensare, no? Prendiamola come viene. Speriamo appunto che soprattutto, come si dice, la gente cambi quest'anno, perché io veramente quest'anno la cosa che soprattutto non mi è piaciuta del 2012 è stata la gente, appunto. Io ho incontrato tanta gente quest'anno, ma di tutta questa gente che ho incontrato, 90-80% di questa gente che ho incontrato è solo merda, gente che ho incontrato quest'anno. C'è tanta merda in giro, devo dire la verità. C'è tanta cattiveria, c'è tanto odio, tanta rabbia repressa dentro le persone, secondo me. E non so anche se sia per via di appunto questa crisi, questa situazione economica che non funziona. Io voglio sperare che sia questo, ma la gente sta peggiorando tanto. Io, questo è il mio pensiero per quest'anno. Un po' più di bontà, non solo durante le feste, che comunque io, anzi, durante le feste negli ultimi anni, io devo essere sincero, di bontà ne ho vista molto poca, ancora peggio rispetto alla normalità. Quindi non lo so, ecco, però veramente io mi rivolgo alla gente, cioè, bisogna cambiare veramente mentalità, perché stiamo diventando sempre più egoisti, sempre più bastardi, sempre più menefreghisti. Vogliamo cambiare quest'Italia, ma mi sembra che la gente che poi la popola sia ancora peggio di questi politici che stanno a governare, perché quelli sono dei figli di puttana, rubano eccetera eccetera, ma anche noi non è che siamo tanto da meno, eh? Non è che anche la gente che se ti possono fottere, ti fottono tutti come un cazzo, quindi non è che sono solo loro, eh. Qui bisogna proprio cambiare tutta la mentalità quest'anno, perché, ma di tutto il paese, perché veramente siamo. Vedo veramente un'Italia a scatafascio, io veramente vedo un paese molto, molto in difficoltà, ma
ripeto, non solo economicamente o così, ma proprio di testa, cioè vedo proprio una mentalità che è sbagliata, cioè, ma in molte persone non è. Io veramente quest'anno ho incontrato tante persone, forse come mai nella mia vita, nel 2012, ho veramente incontrato tantissime persone. Ho conosciuto tanta gente, ma ho trovato veramente poco di buono in tutte queste persone che ho incontrato. E sicuramente mi ha dato una grandissima esperienza questo 2012. Però non so quanto positiva, però, quello è il problema. Cioè, non so poi dire da queste persone quanto di positivo io ci abbia ottenuto, abbia visto. Non lo so, non lo so. Io ho detto questo, vabbè, adesso parliamo anche di qualcosa di più allegro. Adesso io vi sto mettendo su YouTube gli auguri di buon anno di Giuseppe Simone, ma a parte che Giuseppe Simone mi ha bloccato per l'ennesima volta il suo canale, vabbè, quella è la normalità, no? Perché vabbè, praticamente come si dice, il 99,9% della gente che sta su YouTube la blocca, quindi a prescindere, pure se fai un commento scherzoso, si incazza. Però ecco, a parte questo, io dico, ma sti cazzo di auguri Giuseppe, ma sono dell'anno scorso, o dell'anno prima, non mi ricordo più, questo qua è un video vecchio, ritrito, ritrito, che ho visto 60 anni fa, ma che cazzo di video fai, ma qui c'è fai video nuovi, ma che è sta roba qui, va? Che ormai adesso io non so, continua lì a fare le cazzate sulla radio, eccetera, eccetera, ce ne frega un cazzo sentire la tua voce, fate vedere sto cazzo di video come facevi una volta. Tanto i soldi non te li danno lo stesso, non te dan cazzo nessuno lo stesso. È inutile che stai a cercare i soldi sulla PayPal, le cose, non ti darà mai un cazzo nessuno. Perché figurati, cioè, che cazzo ti deve dare la gente? Cioè, come ho appena finito di dire adesso fino a mo', no? Cioè, la gente è bastarda, quindi, cioè, a parte che comunque non vedo perché ti dovrebbero dare i soldi a te, perché adesso, diciamocela tutta, sono 3 anni che ci rompi i coglioni con questa storia qui, che sei povero di qua e di là. Ma tu vivi meglio di me, cioè da come cazzo te vedo lì in quella casa lì, tu stai meglio di me, te lo dico io, te lo dico proprio col cuore, te lo dico, cioè io sono tuo fan, sono tuo ammiratore numero uno, ma te stai meglio di me, non ti preoccupare, quindi non è che sta storia dei soldi, caro Peppe, funziona più ormai, ma che soldi, ma che soldi, datemela a me i soldi, c'ho bisogno io sti cazzo di soldi, datemela a me, mica a lui, che cazzo di soldi. E quindi dai, fa un cazzo di video per queste feste, se sono sempre, capito, lì ho già visto, basta, cioè, sono vecchi, vogliamo qualcosa di nuovo. Quindi anno nuovo appunto, video nuovi e io per il momento vi saluto e ci vediamo nei prossimi video, chissà che cosa ci aspetterà in questo 2013 come video, intanto parto già come una volta rifacendo questi video dove parlo, faccio i miei monologhi del cazzo e quindi ah, ecco, auguri anche a Walter Morelli, però cazzo Walter, tu mi hai detto che facevi il video, io il video non ho visto un cazzo, tu mi hai detto che facevi il video per Natale, questo periodo qua, ne ho visto una sega pure lì, dov'è questo video Walter? Io ti aspetto anche a Perugia che fa un video tête-à-tête, visto che adesso tornerò anche a Perugia, poi ti farò sapere quando, però ecco, io mi aspettavo un video, cioè, invece non ho visto un cazzo, anche qua. Cominciamo bene quest'anno nuovo, è un video, ok? Vi saluto, ciao ciao.